gotta do it my way. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Matticos28 e oggi siamo in un video avvisi. Sì, ragazzi, questi qui sono degli avvisi sul canale, sulle serie e su tante cose che inizieranno anche. Allora, come al solito, prima di iniziare vi ricordo di lasciare almeno un like per le mie opinioni di come sta andando il canale e delle mie nuove idee, e di iscrivervi naturalmente al canale. Allora ragazzi, intanto in Dragon Ball Xenoverse siamo già quasi alla saga di Majin Buu. Del prossimo episodio per me saremo già lì. Quindi dopo non so quanto durerà ancora la storia. Comunque porterò anche delle missioni parallele e dei trucchi come vincere certi personaggi, che forse già oggi ne uscirà uno, e di come vincere determinati oggetti rari. Però una volta finito tutto questo, cioè dopo aver finito la storia di Dragon Ball, ci iniziamo un po' a rallentare con Dragon Ball Xenoverse 2. E quindi da lì inizierò a ripartire con i Matti Risponde. Quindi ragazzi, se volete già farmi delle domande, vi propongo di farmele già qui sotto nei commenti, che già le inizierò a prendere. Poi una cosa fondamentale, io vorrei che tornaste a farmi le fan art. O naturalmente ognuno è libero, cioè io chiedo. Poi praticamente ogni lunedì, questa volta però veramente ogni lunedì, metterò il vincitore di quella che secondo me è più bella. Però non offendetevi per gli altri, perché comunque potrebbero avere un'altra possibilità la settimana dopo. Quindi non è poi che c'è un vincitore, secondo me qual è la più bella. E praticamente prima che inizi, all'inizio del video farò vedere la fan art che mi avete fatto. Le fan art naturalmente per i nuovi, chi naturalmente me le vuole fare, io vi consiglio, per chi ha Instagram naturalmente, Instagram, io Facebook non ce l'ho, fatemi il se potete fatemi il disegno, e cioè non di me, della faccia, siete liberi di farmi una cosa però dedicata a me, capito? E praticamente me lo fate e poi me lo inviate nel privato di Instagram. No, scusatemi, ho messo freeze ragazzi, che ho stoppato, e vi volevo dire che non inviatemela su Instagram nel privato, ma inviatela nel vostro account di Instagram, cioè nel vostro profilo dove voi caricate le foto. Caricate anche la foto dedicata, cioè la fan art dedicata a me, e che così io faccio lo screenshot e faccio anche prima. Se potete fare così mi fareste veramente un grande piacere. Così poi riesco anche a scaricarmela e farvela vedere qui nel video. Altra cosa, ho visto che il video di ieri di Mamma Gods è piaciuto un botto. Siamo già quasi a 1660 iscritti, una cosa così, cioè stiamo riaumentando di tanto, e vi ringrazio veramente di cuore, questo è un sostegno ragazzi. Comunque, per chi non ha visto il video di Mamma Gods, lascio qui, partirà un sondaggio qui, così lo potete andare a vedere e lasciare un like e iscrivetevi. Poi ragazzi, un'altra cosa, quando praticamente sempre quando avrò finito Xenoverse 2 la storia, che comunque durante la settimana ne usciranno altri di video di Dragon Ball, avrei il piacere di continuare il The Journey di FIFA 17, ragazzi, perché comunque l'avevo iniziato e vorrei veramente continuarlo. Poi ragazzi, un'altra spiegazione, le live, quella volta che avevo fatto il video che ero incavolato, che non mi era partita, sì ragazzi, vi spiego il motivo. Non era problemi di rete, ma più che altro era perché ho avuto un copyright in un video di quando io avevo aperto il canale all'inizio, quindi io non me ne ero mai reso conto. Purtroppo io adesso per 3 mesi, quindi è stato un mesetto fa, fino a Natale io non posso fare live, mi hanno bloccato la live, soltanto posso fare live Twitch, ma mi tocca aprire un canale Twitch eccetera, a me non mi va di certo fare un robo così. Quindi io semmai aspetterò che la mia punizione da 90 giorni passi, poi io riuscirò a tornare a fare delle live.
Altra cosa, prima di chiudere qui con gli avvisi, il film di me e Sergio. Siamo arrivati a una conclusione, quindi io, ragazzi, e praticamente siamo arrivati alla conclusione di non mandare su YouTube il film. Allora, subito non arrivate qui nei commenti: ma come, lo stiamo aspettando da tanto tempo? Avete ragione, ragazzi, ma finalmente sono riuscito a radunare tutti i pezzi tranne alcuni effetti. Riguardando il film, e noi ci abbiamo messo 3 ore, io l'ho riguardato tutto, ma è venuto proprio uno schifo, se posso dirlo. Sì, dal trailer vi poteva sembrare chissà che cosa, cioè almeno dal trailer che avevo fatto io, a me sembrava veramente bello, tutti mi avete fatto i complimenti e tutti chissà che cosa si aspettavano da questo film. Non mi è piaciuto perché tante volte ridavamo, si vedevano i sughigni, cioè in un film, ragazzi, deve venire una perfezione, perché ero convinto che se io avessi mandato un film così su YouTube nel mio canale, sai quante offese, e anche da voi che comunque mi fate dei complimenti, sicuramente qualcuno di voi che tifa sempre per me del mio canale sarebbe andato nei commenti a scrivere: io mi aspettavo qualcosa di più, non mi è piaciuto. Quindi io sentirmi una cosa così non mi va di certo. Quindi siamo arrivati alla conclusione che praticamente noi ci rincontreremo, ci incontreremo dei giorni e cercheremo di andare più con calma a fare questo film. Cercheremo di ricostruirlo, di rifarlo più lentamente, che così possa piacere a voi, perché comunque a me mi piacciono i video, ragazzi, editati con una certa qualità. Quindi capitemi anche un secondo a me, noi abbiamo fatto 3 ore di film, che in totale sarebbe durato 20 minuti, perché poi abbiamo dovuto anche restringere varie scene e non siamo riusciti a fare un film da un'ora, per dirvi. Quindi, ragazzi, per questo film ormai è andata. Per qualcuno rimarrà dispiaciuto, io cosa vi posso dire? Niente. E non arrabbiatevi, perché comunque state tranquilli che praticamente è probabile che sicuramente dei giorni ci rincontreremo e cercheremo di fare di nuovo il film con una bella qualità e cercarvi di stupire. Niente, ragazzi, spero che comunque questi avvisi vi siano piaciuti. Scommetto che l'ultimo, questo qui riguardante il film, non vi sia piaciuto tanto. Vabbè, ragazzi, cosa vi posso dire? Io vi accontento sempre, però, ragazzi, non posso neanche mandare su YouTube un film che poi come minimo dura, massimo dura 15 minuti, praticamente un video. No. Poi è venuto male con gli effetti che... Sì, gli effetti, le uniche scene belle sono infatti quelle degli effetti, soltanto che gli effetti, tipo quando facevamo l'onda era più avanti rispetto qui all'inserimento delle mani, non so se mi riesco a capire, capito? È una cosa del genere. Quindi, per favore, capitemi, noi comunque cercheremo di rifarlo. Niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate 50 like per un prossimo video, noi ci vediamo al prossimissimo con un nuovo video, iscrivetevi, seguitemi su Instagram. E alla prossima, ciao!